Buondì e benvenuti in Mario Golf su Nintendo Switch Online. Sotto c'è ancora il livello di Mario Maker di ieri, ignoratelo. Finalmente Toto. è uscito. Oh, ma sai che ora che ci penso, questa è anche un'occasione meravigliosa per riproporre alla chat la nostra bellissima e meravigliosissima retrospettiva, modesti a parte, ovviamente. Hai ragione, andiamo a pescarla su YouTube. L'ho pescata Oh, io ecco adesso. qua, l'hai pescata tu, bravo. Beh, Quindi in chat c'è il link. la stavo pescando nel mentre che ne stavo parlando. Bravo. La faccio vedere brevemente anche in live. La retrospettiva che abbiamo fatto qualche mese fa in occasione di Mario Golf Super Rush. Ovviamente è attualissima perché non Qualche parla mese di fa, in Super Rush. realtà è quasi un anno fa ormai. Quasi, in effetti sì, per me il tempo passa relativamente. Comunque. È una retrospettiva che parla dei primi giochi della serie. Per esempio, Xerb chiede chi è Plum. Nella retrospettiva parliamo un po' anche dei personaggi umani, del fatto che nella serie c'erano personaggi umani. Quindi date un'occhiata al link di Xerb. Big serve. Sì, è il link di Zack, la domanda era di Xerb. Insomma, avete capito? Allora, se Beh, non si fosse intanto, capito, se tu sì. fossi così gentile intanto da farmi collegare. Esattamente, se non si fosse capito, sono qui in live con Zaki. E oggi giocheremo a Mario Golf. O meglio, faremo una partita in multiplayer. Poi lui andrà e io farò altre cose da solo, farò un po' di tutto. Venite a Quindi sbloccare i intanto cominciamo. personaggi il prima possibile. Ah, il codice. Non so se dovrei mostrarlo in live, non mi ricordo. Credo che non faccia nessuna differenza. Non Io nel dubbio. penso. Ma puoi mandarmi direttamente Metto. l'invito, scusa. No, Hai ragione! scusate, ma anche Dark c'ha ragione. È anche passato quasi un anno da una delle migliori tier list che l'intero Mario Castle abbia mai partorito, da quando è in È piedi. vero. C'è la tier list degli abbigliamenti di Mario Golf Super Dobbiamo Rush. aggiornarla con gli ultimissimi personaggi, ma sono pigro in culo, però almeno il grosso c'è sta, quindi basatevi su questa tier list completamente obiettiva. Diciamo che la aggiorneremo quando ci saranno i prossimi personaggi, cioè mai. Esatto. Comunque il codice si vede qua a sinistra, quindi anche se non l'avessi mostrato prima qui. Ma comunque il mio obiettivo ora è fare solo questa partita con Zaki. Guarda che belli i nostri avatar, sono tipo entrambi di Mario Odyssey. Il mio è il regno del cappello e il tuo è di Cappy. Di Cappy, sì, molto iconica come cosa. Dai, ci ho avuto Fox per 47 secoli e mezzo. Almeno adesso ho potuto un po' cambiare, mo che Nintendo ha dato uno scopo a sti punti di platino. Mi mancherà il Questo. tuo Fox. Dai, sono pronto a Eccoci qui. distruggerti. Oh, Mattia chiede se a Zaghe piacciono i Meta Knight e i pupazzi di neve coccolosi. È una domanda per Sì, dai, perché no, sono coccolosi, quindi deve piacermi proprio per definizione, ragazzi. te. Beh, Dovresti Matti. abbassare un po' la musica, perché si sente doppia. Avvio, Fatto. Ora non avvii. avvio. Non siete malvagi per entrare a Kenobi! distruggermi. Memo, ok! Giocatori 2! Storm puntini puntini ISKIPPATOLEI, bellissima intro del gioco. Ho skippato la bellissima intro, vedi? Allora, Zaki mi dice "Te muovi!" mentre Tony dice che ho skippato l'intro del gioco. Facciamo che, per ora che c'è Zaki, Mamma facciamo una mia, partita. cavoli, ma non scusa, ma non l'hai mostrata pure prima quando l'hai avviato? No. Ah. Sono andato dritto. Ero prima nel menu e poi sono andato dritto nel gioco. Comunque, facciamo. Ok, allora. Io prendo Charlie, perché mi piacciono i personaggi strani umani di Camelot. Ah, ok. Se siete completamente nuovi alla serie di Mario Golf, o comunque se non conoscete i giochi più vecchi di Mario Golf, c'erano questi personaggi completamente originali, creati da Camelot, che è lo stesso studio poi di Golden Sun, e in realtà prima ancora di. Qual era il gioco di Camelot di golf per PlayStation 1? Tu che hai la memoria migliore, Hot Shot Everybody's Golf? Golf. Oddio, vorrei prendere Sonny, ma
po' troppo forte rispetto a Charlie, dannazione, con quei 240 yard rispetto a 210. Vabbè, prendo Luigi. Here I am. Ok. Volevamo fare questo. Match game. Ok. E possiamo scegliere solo Todd Sì, Highlands, quindi perché andiamo qui. esiste anche le buche all'inizio, le devi sbloccare, però vabbè, per vedere sto primo assaggio di Mario Golf 64 ci sta, eh. Mamma mia. Vediamo se mi ricordo come si Oh, gioca. sì, Intanto lui dice ti già. posso sorprendere con i messaggi. Com'è che si fa? Col C-Stick e col D-Pad. Ok, non credo di poterlo fare ancora perché sto No, giocando. te Lo no, potrò perché è fare nel turno tuo tuo, turno. quando non tocca a te Esatto. lo vuoi fare. Ok, mi Che ricordo come si fa. No, precisione, regà, mamma mia! allora, c'è l'input lag, va bene? È colpa del gioco, chiaramente. Certo, tu che fai da host, che chiaramente è colpa dell'input lag. No, devo abituarmi. Ah, oddio, che cos'è sto... Sta direzione brusca, no, no, non mi piace. Adoro Charlie, questa sei cosa! zitto! Che puoi mandare agli scherni, puoi insultare il tuo avversario e fare questi versi, tipo. Visto, anche tu hai sbagliato! Vero, avrei dovuto prendere Bloom effettivamente, troppo tardi. Bondi comunque a chi sta arrivando ora, bondi a Biramedia, bondi a Leonardo quello bello, bondi a Tocca a me. tutti. Dovevi prendere Plum, dice Red. Sì, l'ho Che versi sono? letto. Effettivamente ha ragione, ma... Oh, nice, mi esci da vicino. Adoro i versi. Xerb dice: sono sicuro che in questo gioco il personaggio che riposa di più è perché si fa tanti sonni. Perché si chiama Sonny. Non metto nemmeno la risata. No, Gandolfo, insomma. È troppo debole anche per essere una battutaccia. Smettila di essere così impreciso nei tiri. Parla lui, che è peggio di me. E a me intanto è arrivata vicino alla buca. Guarda come io faccio il birdie da qui. Il problema è che qui, ora, se io... Ok, un attimo, un attimo. C'è un modo per vedere la distanza? No, devi calcolartela, farti un'idea. Quindi questo non è come Mario Golf Super Rush, dove Sì, c'è su due scritto tiri mi verrebbe praticamente... da dirti circa un terzo. Un terzo dici? E Circa, più o meno. io dovrei fidarmi? Secondo me devo farla molto di più. Ah, la distanza dice... Ok. È 31 piedi, 31 feet, 32. Allora sì, è Ed circa un terzo, effettivamente... Esatto, un bene. terzo. Vedi che lì so fare i conti, a matto. Però solitamente conviene fare un pochettino di più, quindi farò tipo... L'ho fatto di meno. Questo non è un pochettino di più. Ma... Però Sorrido. giuro... Tu premi, si ferma leggermente dopo. Sì, è vero, l'ho percepito pure io, però dopo tre tiri magari un attimo fatta l'idea che devi premere un po' prima. Bene, vediamo come lo fai tu. Guardiamo un po'. Guarda che tocca a te. Ah, hai ragione. Mamma mia. Ok, farò circa metà. Perché devo fare 11, devo fare... Ok, circa metà. Visto? Bravo! Visto? Mamma mia, quanto sei bravo! Guarda questo personaggio completamente scemo, completamente originale. Guardalo, guardalo, come si pavoneggia. Ma lui va bene, perché prima ha visto me. Quindi gli ho fatto capire come si fa. Ma in realtà infatti Maggi mi ha fatto vincere. Che Esatto. gentile che è stato. 18 metri di vento non mi fa presagire niente di buono, ma proviamoci. Ma che è sto? Wow! Infatti no, dovevo farlo molto più forte. Adoro questi suoni. Allora. Immagino... Si può cambiare la mazza, sì, così. Farò circa così.
C'è anche il top spin, il back spin, non mi ricordo. Io comunque avevo la cartuccia originale, anzi ce l'ho, ma No. ovviamente non ci gioco da 20 anni. Vado un po' più forte. Perché ho fatto questo miss in basso? Miss. Sai perché? I giocatori di rugby sentono sempre un senso di incompletezza, perché quando fanno punto fanno sempre meta. Capito? Metà. Perfetto. Ok, top e backspin li hanno introdotti su Toadstool. No, ma tu ti ricordi? Ah, ok, non ti ricordi. Comunque, non, comunque è probabile che non ti sentano, quindi devo. Ok. Sì, non si sente niente. No, allora, c'è stato questo gioco che è mancato nella localizzazione di questa magia, l'avevano tradotto con. Cioè, Miss, l'avevano tradotto con Stronga, anziché mancato. Com'è che l'hanno tradotto? Non ho sentito come l'hanno tradotto. Non ne ho idea, grida. Praticamente signorina in tedesco. Ah! Ah, hai sbagliato! Ero convinto che la pioggia facesse molto più attrito. E invece? Quindi devo fare 10, farò circa 15. Vedi che la pioggia fa attrito? Solo per me. Vabbè, Bogey. avevamo fatto entrambi schifo, solo così. Ho l'impressione che la farò uscire. Ok, no, va tutto Grazie bene. Magico di avermi permesso questo pareggio, meno male. Potresti già essere 2-0 se sono compagnia, non mi sto permettendo questo colpo di spazio. No, ora ti distruggo, ora ti distruggo. Comunque, ora si sentiva un po' male, sì. All'improvviso sei entrato tipo nel gabinetto. Potrebbe essere anche la connessione del bed and breakfast, ogni tanto c'ha sti singhiozzi. Ah, va bene. Però almeno il gioco sta andando abbastanza fluido. Ci mancherebbe Mario Golf. Diciamo che sì, per ora va tutto bene. Oh, potrebbe comunque laggare. Hai ragione. C'è un modo per guardare la mappa? Sto premendo cose. Ok. Non è proprio la mappa, però. Ah, posso Sono, anche ora ti colpire distruggo. sotto. Per ora direi che i fatti dicono tutt'altro. No, va bene, mi sto solo scaldando, va tutto bene. Guarda qui, guarda la perfezione! Guardala! Addirittura dal Guardala! top. Certo, Guarda! Con Z si vede la mappa. potevi finire nel bunker, eh. Poi consiglio Era un spassatura, rischio però. calcolato. Sarebbe stato Ma sono molto dietro? meglio. Devo fare 99 in teoria, farò. Farò tipo così. Guarda come sto diventando esperto. Quindi con E Z, hai questo sarà detto. il primo e ultimo niche shot di questa partita. Niche shot. No, non credo che sia con Z. Tranne se ho sbagliato io. Va bene, vado tipo così. Che il vento di 18 metri, ma che mi sta a spiegare di 18 metri? 18 metri. Ma perché scusa 18 metri mentre la distanza è yard? Valla a capì. Fatto sta che 18 metri è tantissimo, cioè va a finire dall'altra parte del globo sta pallina. Infatti, vado leggermente più a sinistra. Un attimino, che calcolo bene, faccio tipo così. Oh, Ok! bravo! Ci hai messo un po', però hai capito dove devi andare. Quindi nella versione europea
hanno usato un sistema di misurazione diverso e il vento raggiunge al massimo 9 metri, ma di fatto le potenze si equivalgono. Ok. No, comunque con sto input lag è improponibile. Spero lo sistemino o che sia solo un problema nostro. Non saprei, il fatto è che non sono pratico con l'originale, quindi non so bene se è così anche lì. No, no, che non era così. Dovrei provarli. Allora, faccio così, intanto ovviamente giochiamo. Quando finiamo poi provo fianco a fianco, questo è l'originale. Ma l'ho anche provato in singolo e non c'è. Ah, quindi hai barato! L'hai provato senza di me! Hai fatto pratica! Volevo un attimo vedere come reggeva, non è che mi sono messo a fa buche. Tutte scuse! Ok, va bene, certo. Muovite! Mi muovo. Bravo. Oh, cacchio. Credevo che fosse come il pat che non dovevo... Non lo so perché. Mi è distratto, va bene? Mi è distratto. Va bene, certo. Santa pazienza. Devo riuscire a fare una buona partita di golf nonostante lui. Serve, dice. Sono anche risparmiato altri tiri, ringraziami. Grazie. Sai perché chi è influenzato non dovrebbe mai streamare? Perché si sente male. Io non la Terribile. La Terribile. Stabile, pertanto l'audio potrebbe interrompersi. Oh no! Bene. Non si è sentito niente. Esistono i tiri power per dimenticare. Bene, continua a non sentirsi, ma mi fido. Tu fidati e basta. Mi fido. Non avevo già sbloccato mezzo gast. In questa versione? L'ho appena aperta. No, infatti. No, mezzo gast è sbloccato solo se giochi in multiplayer. È nel singolo che hai solo 4 personaggi all'inizio. Ah, capito. Giusto perché nel singolo sappiamo che non c'è neanche Mario. Inizi con Baby Mario, ma non con Mario. Baby Mario. Baby. Tony dice, come si chiama quel piatto di spezie fatto interamente di sabbia? Il Bunkerry. Grande, grande battuta. No, no, faccio finta di niente, tu vai avanti. Oh, guarda la perfezione, nonostante l'input lag. Qualcuno diceva che sarebbe stato l'unico nice shot, invece... Mi fido. Io credo tipo che a volte va sott'acqua, a volte fa lo stream, fa il microfono sott'acqua. Ah no, è finito... Quindi guardate il maestro all'opera, guardate come faccio esattamente buca da qui, guardate. So bene che c'è un pochino di vento, ormai so quanto il vento cambia la mia traiettoria, quindi... Precisamente così, guarda qui. Ammira. Va bene, fa parte della strategia. Il bue rappresenta il vento. Ciao Pokedario. Pokedario intanto ha mandato un livello di Mario Maker. Sicuramente ci giocherò la prossima volta, che probabilmente sarà martedì. Guarda questo albero Lowres. Sembra gli alberi di Pokémon. Ah, guarda, anche tu hai sbagliato. Non si sente una mazza. È là. La ripeto, purtroppo la connessione. È la sua connessione. Che poi come? Non solo non si sente, ma è pure lontano. Ti ha detto giochi a golf e quindi non senti una mazza. Ah, ok, vedete come si fa una buona battuta? Ecco, questa è una buona battuta. Ora voglio vedere quando Storm lancerà la pallina dall'albero. È lui quello nell'albero. Oh. Mamma,
Sono a... Ok. Sono al bordo del green. Mi conviene fare... Se va tutto giù, ti mette il putter. Sì. Mi conviene fare il pat, dici? Se sta al bordo, sì. Cioè, ovviamente non mi dai consigli, ma vediamo un po'. I personaggi originali di Mario Golf sembrano usciti da Earthbound. Sì, un pochettino fanno un po'. Quello, sì. Earthbound 64, sì. E là, personaggio storico, grazie per il follow. Benvenuto, benvenuta. Allora, io andrò leggermente a sinistra perché vedo un po' di pendio. Oh, mammina, è pendente... Non è illegale la parte iniziale. Non ho capito bene. Ah, entra, entra! Bene. Bravo! Guardatelo. Mamma mia. Mamma che orrore. Pokedario dice che personaggio storico dovrebbe essere bannato per una speedrun, cioè... Ha fatto uno speedrun come il mio, truccato? Non che io abbia mai truccato uno speedrun in vita mia, chiaramente. Paper Mario Sticker Star è bello. Ok, questo è bannabile. Questa è un'offesa bannabile. Dire che Paper Mario Sticker Star è bello. Sai se per caso oggi è venerdì, Itio sarà presente per le live di Mario Kart 8 Deluxe? Sì. Ci saranno delle piccole novità che annunceremo più tardi. Quindi preparatevi per delle cose belle di Mario Kart. Allora, dando un'occhiata... Io vado leggermente verso così. Ok. Con più tardi intendo sì, stasera. Entro la live di stasera ci saranno delle novità molto belle di Mario Kart. Oh, che figolino che faccio. Ciao Mr. Cane. Oh, c'è anche Mr. Cane Gabbaia per completare la qualità audio di oggi. Tocca ancora a me perché il mio... La mia distanza fa schifo. Ok, un pochino diventa a favore. Farò così. Troppo piano. Decente. Nice on. Ok, facciamo tipo a metà, contando che... Ok, no, decisamente troppo. Storm, è più bannabile apprezzare Paper Mario Sticker Star oppure apprezzare le pizze terribili? Allora, una delle due ti fa vomitare, e l'altra invece sono delle pizze che non mi piacciono molto, quindi Paper Mario Sticker Star è più bannabile. Non ho guardato la distanza, ok, quasi piena. Ma te conveniva... Ok! Ho capito, guardalo il terreno in pendenza, mo! Ma stavo parlando di Paper Mario, cioè la gente mi distrae parlando di Paper Mario. Certo, è sempre colpa degli altri. È vero, cioè... Mi fate bollire il sangue se mi nominate Paper Mario Sticker Star. E poi gioco male a golf. Guardalo, con tre vite, con tre medaglie. Oh, non c'è vento qua. Adesso ti faccio buca in uno a sfregio. Se fa buca in uno io me ne vado. No! Okay. Per questa volta rimango. Dopo un'attenta riflessione sono giunto alla conclusione che bisognerebbe creare una nuova ricompensa con i punti canale. Non si nomina Elden Ring per mezz'ora. Beh, bisogna dire anche che nessuno l'ha nominato oggi finché non l'hai nominato. Non l'hai appena nominato tu adesso. Esatto, Zig dice che non si vedono bene le pendenze. Esatto. No, quella si vedeva. Quella si vedeva. L'ha scritta pure allora. Dio, dai. Tu
tutte scuse. Facile dirlo, quando non sei tu quello che gioca. Ma pure questa si vede che all'inizio pende verso sinistra, quindi deve andare un po' verso destra. Pure Ivert sta di che si vedeva, pure Red. Non è vero, no, mentite. Come, ma tu che non stai guardando, parte, è vero che vale. Si vedeva? Ha detto che si vedeva. E certo. Ok, guarda che Birdy perfetto. Se sbagli manchi. Manca. E invece. La pizza con ananas e acciughe. Perché dobbiamo aggiungere altre cose maledette sulla pizza? Non so se hanno sentito, quindi per sicurezza. Ho sentito solo due. Pronto? Non c'è vento, sì. Mi sa che non ci sentono ora. Io vi sento. Aspetta. Cioè, vi sento male? Voi forse non sentite me. Bene, se è disconnesso. Oh. E là? Il collegamento con Zaki si è interrotto! A me sa che non ci stanno contando comunque. Ok, glielo scrivo, tipo. Glielo scrivo. Vi si sente? Quindi questa è colpa della connessione del bed and breakfast dove sono in vacanza. Colpa di come? Ah, mi sentite? Ok, un attimino. Sentite, funziona? Sì. Ok. Allora, si è disconnessa la connessione per un attimo, quindi si è sia sentito male su Discord per qualche periodo, e sia si è disconnesso sullo Switch, quindi dovete rientrare. Ma rimandami l'invito. Oppure, prendi il controllo di Luigi e perdo di proposito. Giusto. Come faccio ad imitarti? Un attimino che salvo, non vorrei fare così. Secondo me è come si chiama che ha portato sfiga, perché ha chiesto alla chat chi ha visto il film di Sonic 2. Ah, stavamo parlando di Sonic 2. Io ho sentito solo 2, avete visto 2? Io non l'ho visto. Ha chiesto alla chat chi ha visto Sonic 2. Io non ho visto né l'1 né il 2. Voi l'avete visto com'è? Lui l'ha visto, io ancora no. Intanto ti ho invitato. Sì, a volte si sente basso. Là purtroppo non so che dirvi. No, è la connessione che è instabile. Zig non ha visto nemmeno Sonic 1. Ecco qui Zaki. Zig non ha praticamente giocato nessun Sonic. Bravo! Si è salvato da molte cose. Hai capito tutto? Neanche come non ha giocato a nessun Sonic, anche lui si è salvato. Bravi! Zake si unisce alla partita. Caricamento in corso. Ok, vedo tipo due tacche gialle. Ora sono tre verdi. Tocca ora a me? Non ci sono più tacche, sì. Che viva. Oh, bello sto tiro. Oh, too bad. Mamma mia. Allora. Diamo un'occhiata così, perché si vede un po' meglio più in avanti. Non essendoci il vento, io andrei dritto così. Magari farei un pochino così. È troppo forte, mi sa. Mamma mia. Esatto. Almeno sei nel green. Positivo. Mi spiace, Xerv, spero che tu stia bene comunque. Um.
Dai, decente. Non voglio parlare dell'argomento con la C, ma so che un bel po' di gente in questo periodo è positiva. Quindi stay safe, state attenti. Spero che stiate bene comunque. Oh, No, Plotone! No, non c'è vabbè, Ependio qui. no, non so, non è vero, no, doveva No, non c'è entrare. Ependio, giuro! Doveva entrare, dai, per favore, questa sta cosa è ridicola. Esatto! Certo, Guarda sei come a momenti era troppo responsabile. piano. A te allora era gennaio. Io per ora l'ho evitato. Nice Dico hard. tipo incrociando le dita. Tony non l'ha ancora visto, né l'uno né il due. Come potete non averlo mai Piuttosto, visto? a fine anno ci sarà quello di Mario. È Oh! vero! Continuo a non sentire, ma continuo a fidarmi. Mamma, vado a immaginare una cosa del genere. Idea! Aspetta, provo a collegarmi da telefono un attimo. Ok. Comunque vedete che ho fatto tipo sia la prima pressione sia la seconda, leggermente in ritardo. Se è colpa del computer messo in una qualche maniera o del telefono, quindi aspetta che Intanto si sente molto più chiaro, sappilo. oh, che bello, rimango col telefono allora, vai, parla. Allora, se il film di Mario è brutto come Sonic 2, allora sarò soddisfatto perché è proprio un Bene. so bad it's good il Sonic 2. Ci piacciono i suoni dei film brutti. Comunque, sì, ora si sente molto meglio. Ah, Abbiamo sbloccato Comem. a posto, rimaniamo così allora. Io continuo a spammare power anche se non ci arriverò mai. No, ho bruciato un power, ora ne rimangono solo tre. Che Ah, c'è il brutto. Pau! Mi ero scordato che c'è il Pau. Come si fa il Pau? Oh, B. Con B? Oh Oh, ho ragazzi, capito. sapete cosa abbiamo fatto ieri sera io e Zach? Che avete fatto? Raccontate tutto. Siamo andati in una sala giochi e sapete che gioco c'era? Il Sì? gioco che ho sempre sognato di giocare da quando so che esiste, Mario Kart Ciao, come Arcade stai? GP Finalmente ti sento 2. bene. Oh, Fa bello! schifo! Perché Come fa non schifo? Cosa? dal mio non andava il tasto degli oggetti. Ma sì, ma in generale è molto legnoso, cioè è Scusate, stato ma come hanno fatto a sbagliarlo? un... Ah, boh. Non lo so, era vecchio, si è anche incastrato un gettone dentro la macchina a un certo punto. È stata un po' una Wow. sofferenza giocarci comunque. Sì, ho fatto tutto il percorso con Waluigi con in mano delle biglie. Perché fun fact, i giochi arcade hanno tipo un casino di strumenti che non appaiono Sì, nella ne hanno tipo serie. una quarantina, che sono un sacco che hanno effetti simili poi. Io non ci ho mai giocato. Un giorno dovrei Vabbè, provarlo. È una mia grossa lacuna nella serie di Mario Kart. la volta buona. No, dai, la volta buona è che questa la perdo. Dai, perdi. Ecco. Oh! Ah, oddio, è massimo 100, non massimo 60. Idiota me. Tocca a me, Sì, quindi. sbrigati. Mi sbrigo, sì. Siamo a Ravenna, Dark. È pure te, però. Bene! Però ho fatto 50 circa, cioè non è che era così forte. Andiamo. Ah, stavo leggendo la chat. Mattia dice: Ah, se prendi Covid devi sempre vedere il lato positivo. Hai più tempo per pensare alle cose inimmaginabili e fare long play di interi Maggi, giochi. vedi di metterla in Alla sala fuga, che giochi. devi recuperare qua. Sì? Maggi! Ah, dai, ho fatto 8. E che No. cavolo, c'è la Ok, pioggia, la pioggia ti fa va bene. adesso! Va bene, va tutto bene, devo solo imbucarla ora. Ok. Vai! Ho fatto boogie, Ah! ma ho vinto, credo. Sì? No, No, ah, eravamo no! pari. Cioè, se la sbagliavi di nuovo, mi avresti regalato una medaglia.
Comunque, Mattia diceva che quando era positivo si è giocato per intero in Super Mario Bros. Wii. Quindi sì, dai, l'importante comunque è avere meno sintomi possibili. Ah, che è sta curva, mamma mia. Ok, il vento di 18 metri. Hai ignorato le mie domande bellissime. Tony aveva delle domande per Comem. Se dovessi fermare... Eh? Che non ho Beh... Dove sta la domanda? Non la trovo. È in chat sopra, ma la domanda è per Comem. Oh. Se dovessi fermarmi anche io tot giorni da te, mi porti a quella sala giochi. Non siamo da me, purtroppo, siamo a Ravenna. Io sto a Treviso. Quindi vai a Ravenna, Tony, e trovatela. Esatto, no. Al Cinema City di Ravenna, no, not sponsored, è un cinema, c'è la pizzeria, c'è il bowling, c'è anche la sala giochi e basta. E hanno il feticismo per il sale. Sì, madonna, mamma mia, sia la pizza, sia i popcorn, erano tipo sale con aggiunta di popcorn. Chiedo scusa per l'ASMR che ho appena fatto. Sì. Bravo! Quanto Bene. Sa di sale il popcorn altrui, diceva Dante. Il sale è buono. A me piacciono le cose più salate possibili. Contento te. Cioè, anche a me in generale, però, a un certo punto. Ma dai, vento 18 metri e mi manda così a sinistra. Bah. Mi dissocio. Mattia dice che si assente per qualche minuto perché sta un attimo male. No, Mattia, stay safe. Un abbraccio. Ok, devo dire che è decisamente più accessibile comunque Mario Golf Super Rush perché ti fa capire più velocemente la tua distanza. Anche se, cioè, si capisce anche qui. È solo che devi andare un attimino a rifletterci un po' di più. Ah, ma look a me. Go, go, go! Ah. Ziggo ha passato il lockdown completando vari giochi per GBA DS che aveva in sospeso, come Kingdom Hearts Chain of Memories, Spectrobes e Mario Slam Basketball. Io non ho mai giocato a Mario Basketball. Dovrò giocarci un giorno. Questo stream sono tipo io che dico per tutto il tempo: ah, non ho giocato a questo, non ho giocato a quello. Oh! Io di quei tre ho giocato solo Chain of Memories e me ne vergogno. È così male? No, anzi, è pure fatto molto bene per essere un gioco GBA. Ma è un Kingdom Hearts, quindi me ne vergogno. Ah, ok, fai bene. Slam Basketball mi affascina molto perché da bambino vedevo tipo sul sito ufficiale di Nintendo of Europe. Ah, avevi fatto bugle, ho vinto. Ok, bene. Sì. Sul sito ufficiale di Nintendo c'era praticamente il minigioco per promuovere Mario Slam Basketball. Io ho giocato al minigioco, ma non ho giocato al gioco vero e proprio. Quindi quello è il mio unico ricordo legato a Slam Basketball. Dai, che ho fatto poi mi affascina. Dai, che ho fatto una gran cazzata Maggi, questa la vuoi vincere su? Te la sto Bravo, regalando. Ok. No, non volevo uscire, facciamo così. Mi affascina molto la collaborazione tra i personaggi di Mario e i personaggi Square Enix. Sapete cos'altro ho giocato? Ho giocato a... a Castlevania Symphony of the Night. Sì, non so perché è rilevante Castlevania, ma sì. Hai scoperto l'origine del mio nickname. Ah, ammazza, mo sì che mi sento completo, Gandolfo. Che tiro, signori! Dai che finalmente Maggi si è beccata una medaglia alla facciaccia mia. Visto, sto migliorando. Ora, tu hai preso le prime quante? 4-5 medaglie? Ora... 4 credo. Invece prenderò tutte quelle prossime, saranno mie. Oh, bello, cioè, almeno mi sono risistemato. La gente si aspettava Elden Ring invece. I giochi di Castlevania, adoro i Metroidvania. Castlevania, cioè i giochi di Igarashi. C'è un po' di lag, wow. Sì, mi sta facendo la tua connessione instabile. Sì, la cosa migliore è proprio il lag nei giochi a turni. Fantastico, davvero. Oh, finalmente! Dai.
Guarda come miglioro, guardami, no, guardami! Volevo fare subito, volevo dare un'occhiata. Vado leggermente qui. Hai preso Mario Slime Basketball per giocarci online? Ma sapete chi non era d'accordo? La tua chiavetta USB per la Nintendo Wi-Fi Connection. Era un incubo la chiavetta USB. Che rara riempia la chiavetta USB. Dovrei averla da qualche parte ancora. Dark sta giocando a Kirby. Anche come qua a fianco sta giocando a Kirby. Dopo quell'unica vittoria non ne fece altro. No, Tony, vincerò tutte le prossime partite. Attento a sta linea rossa, vuol dire che sbatte contro la collina. Ok, quindi alzo un po' così. Si può fare l'effetto, vero? Tipo... non così. Così? Credo che questo sì, sia l'effetto. Sì, così viene curvato un po' verso sinistra. Ok. Guardate che tiro da vero esperto, guardate. Bene, bene. Che bello come è finito. Facciamo progressi, va bene? Pure io finisco addosso alla collinetta. Ciao Dreamers Love to Play. Bellissimo questo DLC retro gaming di Super Rush, vero? Hanno messo pure la musica vecchia, la grafica vecchia. È davvero molto accurato. Bentornato Mattia, spero che tu stia bene. Ah, la pioggia abbassa il tiro. Oh, no. Bella come meccanica. Sono salvo circa. Ma dove sei finito te? Stai tipo inclinato dei 45 gradi. Non lo so. Allora, non dovrebbe essere così male come posizione, credo. Intanto c'è Mister Cane che sta commentando la mia partita. Vabbè, sei nel fuoco. Dai. Poteva andare peggio. Poteva piovere. Sta piovendo. E la fuga. Agonia di una battuta. Storto, non so come mi è venuto così storto. Ti è venuto storto perché sto gioco è cattivo. Comunque Dark diceva che sta salutando tutti i Waddle Dee. Lo approvo moltissimo. Va bene. Col D-pad. Premendo su. Fatto tutto il gioco senza mai salutarli. Ha appena fatto tutto il gioco senza mai salutare il Waddle Dee. Beh, rifallo e salutali. Vabbè, almeno la prossima ce l'ho. Ok, quindi è leggermente in salita. Vado tipo così. Vabbè. qua era di più. Cioè, qua c'è poco da dire, purtroppo. Immagina se si fermava! Magari. Il bello che mi ha dato la vittoria col Pokémon, mamma mia, abbiamo fatto schifo. Comunque sì, Kirby e Goti. Supportate Kirby e Game Awards. Sì. Chissà quali saranno effettivamente i giochi candidati al gioco dell'anno quest'anno. Ovviamente Kirby. Siamo ad aprile, quindi è presto. Kirby. Chissà se ci sarà Kirby. Breath of the Wild 2. Sicuramente. Ah no. Metroid Prime 4. Ah no. Chissà cosa sarà rimasto effettivamente nel 2022. Cosa non verrà rimandato. Beh, oddio, spero che Advance Wars riesca a uscire entro il 2022. Vero, non ce lo vedo a essere candidato, però vero. Kirby miglior soundtrack. Kirby ha vinto il Grammy, è vero. Ma per qualche motivo non ce lo vedo ad essere tra quelli che vincono la miglior soundtrack. Solitamente la miglior soundtrack sono tipo Last of Us, God of War. Perché c'hanno le tracce super epiche. Però sì, la musica di Kirby è tanto bella.
Potrebbero candidare come miglior colonna sonora in giochi sportivi della EA a questo punto, no? Giustamente, sì. Pensa a quando fanno le partite del basket con quella lirica super figa. Sì, non c'è niente di più erico. Zigun sta giocando a Switch Online. Bravo. Adesso... Comunque mi sono... Sì? Si imbuca. Mi sono reso conto ora che ho la grafica di Kirby ancora, cioè tipo lo sfondo di Kirby. Ah. Anche se oggi non stiamo giocando a Kirby. Evidentemente. Stiamo giocando a Kirby's Dream Course. Questo, esatto. Questa è una modalità extra che sblocchi facendo il 100%. Esatto. Allora, c'è un pochettino di vento. Non so ancora bene come gestire il vento. Vorrei fare tipo... Guardate come faccio buca da qui. Guardate, guardate, no, guardate. No, infatti me l'aspettavo. Il vento è una puttana perché ti abbassa pure il tiro. Wow. Vabbè, finirò pure nel bunker 100%. E infatti, mamma mia! Guarda com'è scarso, guardatelo. Intanto ho previsto dove sarei finito. Beh, però sei finito nel bunker, quindi sei scarso. Pure tu sei finito nel bunker, non hai scuse. No, allora, io non è che sono finito nel bunker. Io sto facendo una strategia per approcciare gradualmente. Perché non voglio esagerare, cioè non voglio andare oltre. Perché se vado oltre, vedi, c'è il pendio e c'è l'acqua. Quindi non voglio andare oltre. E ora guarda come vado dritto in buca. Wow. Per poco, visto? Visto, wow. Fa tutto parte della mia strategia. Che lurido saresti stato se davvero sarebbe entrato. Fosse. Zitto. Sì, avevo letto la ricompensa di non nominare Elden Ring. Il problema è che finora Elden Ring è stato nominato solo 3 volte e siete stati voi in chat a nominarlo. Quindi non potete dare la colpa a me. Vabbè. Dai, sbaglia. Oh, che culo! Santa pazienza. Rimane solo una medaglia da vincere. Guarda come faccio il buco in uno. No. Oh, ho fatto un nice shot. No! Mo entra. Per poco. Cioè, guardalo. Secondo me, allora, lui si è allenato. Lui ha barato perché io non gioco a Mario Golf 64 da 20 anni. Sì, lui allora, bara. In realtà ho viaggiato nel tempo. Ho fatto in modo... Di avere Mario Golf 64 su Switch Online 3 mesi prima e mi sono allenato giorno e notte solo per questo momento. Esatto. Che è tutta sta potenza, mamma mia, povera pallina. Nice on. Guarda com'è rosso il sole. Sembra tipo un uovo. Un tuorlo. Occhio che è pendente. Si vede che è pendente. Sì, lo so. Faccio tipo così, troppo forte. No, vabbè. Oh, ah! Dai, poteva entrare. Ma fermati. Effettivamente potrebbe anche smetterla di... Fermati. Basta. Tra poco respawnano tutti i nemici su Breath of the Wild. Link, la luna rossa, com'era il dialogo? Notte della luna rossa è tornata. Il giorno del sole rosso è tornato. Il giorno sicuramente del... era così. Il giorno del sole rosso. Yeah! Vabbè. Mettiamo fine a questa sofferenza. Lui ha barato perché ha giocato prima di me. Guardatelo. Vittoria meritatissima. Ti ho anche fatto avvicinare lo sblocco del prossimo percorso. È vero, ci sono tipo i punti esperienza e man mano si prendono i nuovi percorsi. Allora, bella gente, ci piacerebbe un sacco restare, ma siamo pur sempre in vacanza. Infatti tra poco riprendiamo a fare belle visite e soprattutto a riempire la Ravenna di fiori su Pikmin Bloom. Bene, bravi.
Quindi ciao, salutiamo Zaki. Ciao Splendor, buon proseguimento. Bye bye, buon divertimento a voi. Ecco qua, io intanto invece faccio la pausa caffè e poi continuo, perché ora faremo un pochino di cose in single player. Vedete, questi comunque sono i personaggi quando si gioca in single. Ci sono Charlie e Plum, e Peach e Baby Mario, non Mario. Quindi ho giocato prima con Charlie e ora prenderò Plum. Farò un po' di minigiochi, farò un po' dei contenuti in single, che onestamente sono quasi migliori di quelli di Mario Golf Super Rush. Perché Mario Golf Super Rush non ha, per esempio, la sfida degli anelli. Ci sono le sfide contro i personaggi per sbloccare i personaggi. Qua c'è lo speed golf. C'è il mini golf. Quindi facciamo la pausa caffè e poi torniamo con un pochino di minigiochi e altre modalità. Eccoci qui. Ha una doppiatrice familiare, dici, Plum? Ha lo stesso colore degli occhi di Makoto. Ma sono grigi o blu? Oppure grigiastri, come quel personaggio di Persona che stavo guardando l'altro giorno, da Dreamers Love to Play. Allora, io intanto sto guardando i vostri video che mi state mandando. Mi state mandando un po' di video. Luigi sta mandando un video di Kirby. Il canale è Ludotorn. Non lo conosco. Kirby e il gorilla doppiaggio. Salto, annuncio, prima o poi avrò un modo migliore di mostrarvi le cose. Tolgo l'audio di là e lo metto qui. Wow, una grande città! Non è questa la voce che mi aspettavo da Kirby? Wow, una grande città! Sì, sono io, Kirby! Vai! Wow, un grande gorilla! Oh! E ora ci divertiamo, oh sì! Kirby Shad! Acciù! Oh, il volume. È ovvio che non possa batterti in una prova di forza, ma posso ancora batterti in intelligenza. Una gara di ballo. Non so perché, ma Kirby col cervello è meno cursed di Kirby col dito. Kirby col dito ha qualcosa di profondamente sbagliato. Batterti in intelligenza. Una gara di ballo. Gara di ballo! Oh. Un, due, salto, basso, giro, giro, giro e giro! Ah, tu insegnare me. Non posso insegnartelo, sei troppo sei stupido. Stupendo. Va bene, facciamolo alla Ratatouille. Ah, perfetto. Uno, due, salto basso e giro. Oh oh. Ehi! Ehi! Ha ucciso il gorillone! Oh, l'ha ucciso! Ehi, tu! No! Un momento, no! Mi piace che poi per un attimo torna lei. Torna alla voce normale. Quindi l'animazione era... immagino di Riga Marol, credo. Ciao, mentre ragazzi, il doppiaggio era... esatto, di questo canale italiano. Quindi il doppiaggio era buono, sinceramente. Il doppiaggio era fatto bene. Quindi anche l'animazione era fatta bene. E il video l'ha mandato Luigi. Vediamo quanta roba avete mandato. Diamo un'occhiata. Tony ha mandato? Vediamo cos'è. È un video di Game Explain. È uno short, non so bene come si vedono gli short qui. Hey, do you want to unlock almost everything in Mario Golf 64 without having to do anything at all? Well, you came to the right place, as we've got a code that'll hook you right up. All you have to do is go to the title screen and hit the button shown on screen in this order. You'll hear a chime if you do it right. Quindi c'è questo codice per sbloccare tutti i personaggi. Non mi ricordavo che ci fosse effettivamente un codice per sbloccare i personaggi. Spoiler. Sarebbe utile effettivamente, perché se vogliamo fare partite su Mario Golf 64 dovremmo fare così. Quindi il video era di Game Explain. Poi un attimo che sto andando a guardare tutti i video che avete linkato.
Red ha linkato tutti i suoni di quando inizia il giro finale di Mario Kart, suonati contemporaneamente. Questo è il suono di quando inizia l'ultima ora a scuola, dell'ultimo giorno di scuola. E poi ci sono anche gli auguri di compleanno da Junior. Tanti auguri a te. E quel video era di Hyper, che fa il compleanno, quindi auguri a Hyper. Mattia dice che non ci saranno più le battute di apertura e chiusura. Oh no. Mi mancheranno le battute. Mattia ha un trailer di Mario Kart 9. Ci sono un sacco di video. Great gameplay. Il canale è totalmente quello originale di Nintendo, vedete? Ha 387.000 iscritti, è quello vero. Mario Kart 9 for Switch Deluxe. Solo 79,99 con le microtransazioni. È bello che realistico. Insieme al Joy-Con Drift, giustamente. Quindi quello era il trailer totalmente ufficiale di Mario Kart 9. Ciao Barbone Joe. Questo è il suo di quando inizia la vecchiaia. Il suono, intendi, di Mario Kart. Non c'è la musica in sottofondo, Tony, perché stavo mettendo la musica del video. Ora rimetto la musica. Lux diceva, Storm, vedi cosa ti ho mandato. Ok, immagino che invece sia su Discord. Non lo trovo su Discord. Dark mi ha mandato una cosa invece su Telegram. Oddio. Ok, questo è quello che ha mandato Dark. Ed è tipo King Dedede che sbrana Kirby, si affoga su Kirby. Bravo King Dedede. Prossimamente in Mario Kart 8 Deluxe potrebbe esserci Amsterdam, è vero, perché stanno mettendo Amsterdam in Mario Kart Tour. Faccio una cosa comunque. Apro l'emulatore di Mario Golf. Perché voglio confrontare l'input lag, voglio vedere se effettivamente l'input lag viene dal gioco o dall'emulatore. Cioè se è normale che sia così. Quindi, ok, facciamo che... Non l'ho detto comunque, ma la pausa caffè è il momento in cui siete tutti invitati a bere una bevanda, che sia un caffè o acqua, ma non petrolio. Quindi, mentre voi bevete la vostra bevanda, io preparo Mario Golf. Ho solo la versione, credo, europea di Mario Golf, che potrebbe essere peggio. Va bene. Ho la versione europea che chiaramente ho dumpato di persona di Mario Golf. Parere a caldo sul trailer di Amsterdam. Non l'ho visto, però sono contento che stiano mettendo nuove città. Mi piace sempre vedere il fatto di Mario Kart Tour. Io non sono un grande fan di Mario Kart Tour, ma la cosa bella per me è vedere proprio città reali nel gioco. Diciamo che è la caratteristica unica speciale di Mario Kart Tour, quindi mi fa sempre piacere vederlo. Magari un giorno ci sarà Roma, o una città italiana. La versione europea di Mario Golf ha la musica diversa nell'intro. Ah, non lo sapevo. Allora, vediamo cosa posso... Come vi mostro Mario Golf per bene? Ecco qui.
sto per arrivare con Mario Golf. Sto per arrivare. Ok, sono quasi pronto a riprendere Mario Golf. Ma ti ha linkato il trailer di Mario Kart Tour. Diamo un'occhiata. Il tour di Amsterdam. Sarò sincero... Non amo... Ok, non so se si può tornare indietro negli short. Comunque, non amo particolarmente questi design dei personaggi. Tipo, Rosalinda vestita olandese. Non lo so, c'è qualcosa di profondamente sbagliato. E anche Mr. Cane lo sta dicendo. Adori Rosalinda in tutte le sue forme. Mi piace il trattore però, che bello il trattore! Red dice che sono carini, vi faccio vedere la chat. Daisy col trattore. Voglio vedere tipo Bowser col trattore. Fatemi vedere Bowser sul trattore. Il trattore viene da Mario Kart DS. Hai ragione. Non so se è letteralmente quello, ma... Bello, bello. Non lo so, da un certo punto di vista sono carini. D'altra parte... Non lo so, c'è qualcosa nel fatto che i personaggi vengono... un po' snaturati, specialmente quando si tratta di personaggi... non lo so, tipo, ok, mettiamo... Yoshi sorpresa. È qualcosa di un po'... fatto per vendere quel tubo di quel mese. Più che immaginare davvero... Oh, guarda, Yoshi sarebbe davvero dentro un uovo di Pasqua. Non lo so. Con certi personaggi ce la vedo più di altri. Tipo, Rosalinda io ce la vedo solo come il personaggio di Mario Galaxy, mentre magari Daisy ce la vedo un po' di più. Ad avere... tipo l'outfit olandese, l'outfit... di Sydney, quello che sono. Immaginate che mettono Roma in Mario Kart Tour e le strade sono ostacolate da spazzature buche. No, quello sarebbe New York. No, comunque sarebbe bello vedere Roma. La forma e colore è quella del trattore. Sì, potrebbe non essere letteralmente lo stesso nome. Dreamers of to play Ardalkar, immagino, dice: non gioco a Tour, ma trovo belle proprio le skin dei personaggi. Sì, ci sta, diciamo che magari sono un po' un rompiscatole a lamentarmi dei personaggi. Tra un po' c'è Tour Storm. Un tour in cui la pista è tipo un pollo. Beh, che dire, torniamo nel gioco per ora. Allora, vedete che in basso a destra ho messo l'emulatore, questo è il gioco originale. Ora, sistemo un attimino il controller nel gioco originale, perché voglio confrontare l'input lag. Ah, posso prendere il controller... Ok. Ciao Luigi, grazie per essere passato. Allora... No, il controller sta andando per i cavoli suoi. Un attimo. Ah, ho capito! Il problema è che ho due controller contemporaneamente. Fermo! Aiuto! È impazzito il controller! Ho tutti i controller connessi contemporaneamente e sono tutti in disaccordo l'uno con l'altro. Staccati! Non me lo fa neanche staccare. Un attimo che sto riuscendo a sistemare tutto, fidatevi.
sto sistemando tutto quanto. Fidatevi. Intanto Mr. Cane va in sottofondo, fidatevi che sto per sistemare tutto. Allora. Perché? Fidatevi. Resetto. Non fate caso al mio Nintendo 64 originale, mentre io resetto. Immaginate un tour a Napoli con la prima versione sul lungomare e la seconda... Andiamo. Allora. Ok, ora funziona. Quindi prendiamo lo stesso personaggio, facciamo la stessa modalità tipo training. Buca 1. Ok, voglio fare un confronto dell'input lag. Premerò contemporaneamente su entrambe le console e vediamo come va. Non ha funzionato nell'emulatore. Un attimo. Ok, perché l'emulatore non era... nel focus, diciamo. Posso... fare da capo qui? Start over. Ora mi trovo in Abruzzo. Fidatevi, voglio fare questa prova per bene. Voglio fare la prova. Sto premendo contemporaneamente. Allora. Mentre Mr. Cane abbaia, spiego che... per testare l'input lag di Mario Golf su Nintendo Switch Online, premo contemporaneamente sull'emulatore, la versione originale PAL, su Switch. Ok, non era un buon tiro, però il risultato è stato parecchio diverso. Io ho premuto contemporaneamente. C'è anche il fatto forse che la versione sull'emulatore è quella europea, quindi non è un buon confronto per niente. Non è per niente un buon confronto, un giorno lo farò con le versioni corrette. Ma non ora. Tranne... se faccio ora il dump della versione americana. Lo faccio in diretta. Io tipo prendo la mia cartuccia americana di Mario Golf. La prendo perché ce l'ho proprio qui, una cartuccia di Mario Golf, sentite? Questo è il suono della cartuccia americana di Mario Golf. Ora sto per fare il dump. Lo sto per mettere nel mio PC. Devo arrivare in fondo a questa questione ormai. Nintendo 64. Ecco qui. Sto inserendo la cartuccia del Nintendo 64 nello slot della microSD. Ce la sto facendo entrare. Come fai a dampare? Praticamente devi stringere un po' la cartuccia, la premi bene, la schiacci un pochettino, non troppo perché sennò si rompe, ma la schiacci un pochettino e la fai entrare nello slot della microSD. Esatto, ecco qui. Ecco qui. Poi, quando tu la fai entrare nella microSD... ti chiede se vuoi salvarla o aprirla. Io ora sto mettendo che la salvo. Perfetto. E... ok, ecco qui. Ora ho la versione americana sul PC. L'ho fatto il dump di persona. Eccola qui. Quindi ora questa è davvero identica. Questa è la versione identica. Ora io sto resettando qui. Sempre plan, sempre training. Ok, rifaccio la spiegazione. Ho già aggiornato la Hall of Fame. La sto per aggiornare. Ho già controllato tipo 200 punti da mettere. Quindi sto facendo l'aggiornamento della Hall of Fame. Allora, buca 1.
Quindi, sto testando l'input lag di Mario Golf. Questa è la versione Nintendo Switch Online al centro contro la versione Nintendo 64 su emulatore, in basso a destra. Quindi sto premendo i tasti contemporaneamente. Intanto Mr. Kane abbaia. E ora premo contemporaneamente al meglio delle mie capacità. Ok, il risultato è quasi identico in realtà. Continua. No, il risultato è identico, quindi sembra identico. Tranne se l'input lag c'è anche nell'emulatore, ma è identico in questo momento tra questi due, preciso. Sto cercando al meglio delle mie abilità di premere contemporaneamente, quindi pare identico. Ora, può esserci dell'input lag anche nell'originale perché sto giocando comunque con una tastiera che non è neanche cablata, è wireless, ma così come lo è il controller dello Switch, diciamo che dovrebbe essere uguale. Va bene. Ho sbagliato il tiro nella versione originale, ma ok. I tiri sono uguali. C'è anche un po' di differenza di delay nella capture card, però sì, sono uguali. Confermo che sono uguali, almeno da quello che vedo qui dovrebbero esserlo. Allora, ora che ho fatto questo esperimento per tipo 10 minuti, torna al menu e facciamo un po' di minigiochi, dai. Here we go. Facciamo Ring Shot. Alcuni suoni sono presi da Mario Party. Non ci ho fatto caso. Allora, questa è una modalità molto bella di Mario Golf 64. L'obiettivo è far passare il tiro dentro gli anelli. Alcuni di Mario Kart pure. Quindi, credo che mi convenga tipo fare così per abbassare il tiro. Quanto è bella la musica però! Quanto è bella la musica però! Ecco fatto. Poi devo andare in buca, credo. Quindi semplicemente così. L'ho fatto male, ma va bene, dai. Va bene. Nice on. Sarò sincero, la musica di Mario Golf originale e di Toad Sculpture è di gran lunga superiore a quella di Super Rush. Non so perché, ma ho tanta nostalgia, cioè so perché è molto bella. Mi manca molto la musica di Motoi Sakuraba dell'era Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance, GameCube. Mentre nei giochi più recenti sono un pochino più generiche. Scaliamo la collina. Dai, portiamo a termine questa modalità. Faccio così sperando di non finire troppo in basso. Facciamo tipo così. Quanto è bella la musica! Super Rush manco ha inserito la modalità con gli anelli, è vero. È invecchiato male se non c'è. Super Rush è un pochino povero di contenuti. Le modalità principali secondo me sono fatte molto bene, però avrebbe bisogno di un bel aggiornamento che non siano solo ecco un nuovo personaggio, ma proprio roba molto consistente nuova. Andiamo tipo così. Circa metà. Un po' piano. È un po' piano? È piano! È piano! È piano! Non è piano, è solo storta.
Va bene, riprovo. Ok, l'anello l'abbiamo preso. Oddio, non si volare nel bunker. No, ok. Facciamo un pochino più forte di prima. Non so perché prima è andata così piano. Perché credevo che sarebbe stato un po' più forte. Facciamo tipo tre quarti. Ok, ok, ok. Faccio decisamente il pat. Intorno a qui. Ah! La scimmia! La scimmia! Appare la scimmia quando colpisci la bandierina. Certo che... La scimmia è... Com'è che si chiama la scimmia? Kiki. No, Kiki è un altro gioco che ha la scimmia che si chiama Kiki. No, Kiki è Zelda. Kiki è in Zelda. Kiki, grazie. Kiki è in Zelda Link to the Past. Questo è Ukiki. Non so perché il mio cervello si è rifiutato di ricordare Ukiki. Grazie, chat. Ok, riprovo. Bene. Ho mancato. Che vuol dire all out? Ok, vuol dire che me ne sono andato. Diamo un'occhiata magari. Allora, questo è course 1. Vuol dire che immagino che ci siano anche altri campi. C'è una scimmia in Super Mario, esatto. I campi che però sono da sbloccare, ancora non li ho sbloccati. Facciamo una cosa, non portiamo a termine quella modalità perché faccio schifo, quindi non riuscirei a farla oggi. Diamo un'occhiata piuttosto a tutte le modalità, per esempio il minigolf. Luigi's Garden e Peach's Castle. Ok, facciamo le buche 1-9 di Luigi's Garden. Il minigolf! Che carino! L'ho fatta decisamente troppo forte, rimbalzata ed è tornata molto indietro. Quindi immagino qua che mi convenga essere un pochino più preciso sulla distanza. Quindi qua è tutta sfida di Pat. Yes! Bravo, grazie. Ok, questo è un 2, quindi immagino che siano tutti a forma di numero. Posso fare solo il pat, quindi devo andare in qualche modo di qua. Che figo! Che figata! Perché non fanno il minigolf più spesso? Cioè... Non deve essere neanche molto difficile da sviluppare perché sono tutti piatti, dovevano essere semplicemente per il pat. Quindi... Ci metti un 2. Ed è un campo da minigolf. Fatto. Guardate che figo! No, ma io adoro questa modalità. Immaginate Mario Golf Super Rush fare tipo una sfida a chi fa il miglior punteggio. Qua mi conviene farlo un po' in salita, un po' verso di qua, credo. Ah, tendo a farlo troppo forte, dai, diamine. Ok. Ok. Par. Ok, voglio farlo tutto quanto, voglio... portare a termine questa modalità. Qua c'è un salto da fare. Potrei provare a fare tipo che sparo di qua
sperando che vada dritto sopra la curva, sopra la rampa. No! Quando esci dalla pista, ti appare un Toad. È una punizione terribile. È terribile. Allora facciamo tipo che mi metto qui. Volevo fare un po' più piano, ma va bene. Da qui cerco di raggiungere la bandierina. Allora, la bandierina è a 67 feet di distanza. 67 piedi. Il mio tiro massimo può essere di 100. Ora, la domanda è se la rampa mi rallenta il tiro. Quindi se invece di puntare esattamente a 67 mi conviene fare tipo 80. Soffro, sì. È la punizione peggiore, fare apparire un Toad. Faccio tipo 80. Che ho fatto? Perché non è partita? Perché non è decollata? Provo 100. Ah, ok, è decollata nella direzione sbagliata. Sono scarso. Andiamo di qua. Come all'indietro? Ciao Flavio. Ma quando sbagli ti fa tipo... con quell'aria condiscendente tipo... Sei un idiota! Sei un idiota, Storm! Ti colleghi e senti la verità, cioè che sono scarso. Allora... Sto provando i vari tasti, non ho ancora capito se c'è una visuale dall'alto. No? No, non è quello. Credo che non ci sia una visuale dall'alto. Proverò a spararla tipo un pochino così, cercando di farla rimbalzare. Esatto, buono, buono. E poi, quindi, se per caso siete nuovi e non sapete come funziona, qua dice la distanza, non è come in Mario Golf Super Rush che appare qui. Ma c'è la distanza qui, in piedi, quindi è circa 5, e il mio massimo è 30, quindi devo fare il calcolo e capire qua dove sarebbe 5. Quindi 5 sarebbe molto poco. Qua la metà è 15, quindi tipo un terzo di questa parte qui. Tipo qui. Ah! Leggermente piano. Tina, non è Tina ma è Plum. Tina è quella di Mario Tennis, lei invece è Plum. La musica! La musica. Dovrebbe esserci il tasto. Li ho premuti credo tutti ormai. Tranne se è una combinazione di tasti. Allora, riprovo quello che volevo fare prima, cioè la sparo qui, sperando che vada dritta sopra... Ha funzionato, ma troppo! Ha funzionato troppo! Riprovo, lo faccio solo un po' più piano. Dov'è finita? Ok, credo. Ah, cacchio, dai, non male. A parte il fatto che prima uscita non era male. Ora deve essere molto piano, ma non troppo. Ok. Più due! Comunque davvero è carinissimo, vi ricordo che questo è su Nintendo Switch Online, quindi potete giocarci gratis, potete giocarci anche online, se siete arrivati ora, prima ci stavo giocando con Zaki, che ho battuto,
sono andato molto meglio di lui. È palesemente Makoto. Sì, in realtà Makoto di persona è ispirata a Plum di Mario Golf, esatto. Molto più simpatico questo che Super Rush tra un po', sì. Ah, non era il caso di spararla qua giù. Ma posso rimediare? Buono. Ok, ok, ok. Par. 7. Cosa può andare storto nel 7? Sono solo due linee dritte. Quindi faccio tipo... a intuito, tipo... così. Ok, speravo di avvicinarmi di più, però mi pare buono. Sì, ho totalmente battuto Zake. Purtroppo, sì, lui non è molto bravo. Lui ci prova, fa del suo meglio, ma non è molto bravo, quindi... le ho vinte tutte io. Ok, dai. Birdie! Inoltre, se siete nuovi, se siete tipo arrivati ora in mezzo allo stream e vi state chiedendo ma che cacchio è questo personaggio? Che gioco è questo? È un personaggio originale, perché in quest'epoca... I giochi di Mario, di golf e di tennis avevano umani originali. Quindi qua tipo c'è Plum, c'è Charlie, c'è Sonny. In Mario Tennis c'erano appunto Tina, Max e così via. Lo sparo forte così. Buono. E a questo proposito, così come l'abbiamo linkata all'inizio dello stream... linko anche la retrospettiva di Mario Golf. Ecco qui. La retrospettiva di Mario Golf che abbiamo pubblicato ormai quasi un anno fa, che tratta tutta la storia di Mario Golf, appunto i primi giochi, come è nata la serie, dalle radici su NES, a poi giochi Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, quindi... se volete scoprire la storia di Mario Golf, quel video spiega tutto. Allora... dovrei salire? Il problema è che c'è tipo... in pendenza, vedete? Che sale. Forse mi conviene fare tipo... una cosa scema, tipo di qua. No, non era la mia intenzione. Una retrospettiva per Mario Tennis. Mi piacerebbe tantissimo. Ma vedremo, magari quando faranno il prossimo Mario Tennis. Diciamo, non è nei nostri piani per ora. Ma è una cosa che mi piacerebbe fare, magari in futuro, quando si parlerà di Mario Tennis. Di nuovo. Male. Male, molto male. Ok, guardate questo tiro perfetto, guardate. Ormai ho padroneggiato la fisica di questo gioco. Va bene. Più due! Ultima buca. Ok, abbiamo l'acqua qui. Credo di poter andare dritto di là senza finire nell'acqua, se faccio tipo così. Mi conveniva farlo lungo in realtà. Conveniva farlo lungo. Ma dovrebbe andare bene più o meno. Ah! Va bene. Bar.
vediamo che punteggio orrendo ho fatto. Ho fatto più 8. Quindi vi invito a provare a battermi. Non è che ci voglia molto, però vi invito ad aprire Switch Online, se avete l'abbonamento aggiuntivo, e provate a fare meglio. Queste sono le prime 9 buche della mini golf. Here I am. Vi faccio rivedere che sono andato qui praticamente premendo... No, non qui, non qui, non qui! Non qui! Ho sbagliato! Quello è il training, questo è il minigolf. Andando qui, potete scegliere se fare 18 buche, oppure premendo lo stick destro potete scegliere front o back. Cioè, le buche 1-9 o le buche 10-18. Poi c'è bet, ma non so che vuol dire, probabilmente è per i multiplayer. Poi c'è tournament. Si possono collezionare le birdie badge che, se non sbaglio, ottieni quando fai birdie nelle varie buche. Poi c'è lo speed golf. E ci sono le missioni per prendere i personaggi. Here I am. Quindi posso sfidare Luigi. Mi piacerebbe molto sbloccare la prossima pista. Non è una pista perché non è Mario Kart, il prossimo campo. Ok, sfido Luigi velocemente. Qui si fa così e poi così? Ce l'abbiamo fatta, Katy! Far! Questa è la miglior feature del mondo che dovrebbero rimettere in Super Rush. Gli insulti. Ok. Sono... messo benino. 19 metri di vento non sono pochi, ma non so bene come regolarmi. Probabilmente mi conviene fare tipo così. Oppure no, facciamo così e vado tipo al massimo se ci riesco. Non ci riesco. No. Sì. Ok, il vento influisce molto più di quanto pensavo. 19 metri effettivamente sono parecchi. Ah, quindi facciamo tipo così. Ah, male. Dovrei battere Luigi, dovrei riuscire a battere Luigi per sbloccarlo. Quindi Luigi, per favore, fai schifo. Bravo, sbaglia. Nice touch. Zero virgola... No, no, no. Fermo, fermo. No, no. Mi rifiuto, mi rifiuto. No! No. Oh no. Quindi 15 abbiamo imparato di un bel po'. Inoltre quando piove c'è più attrito e il tiro è più basso. Ah, quindi credo che mi convenga farlo un pochino più forte e un pochino in questa direzione. La musica la adoro. Troppo forte? Ora capisci cosa provo ogni volta durante sta modalità. Direi che è buono, però... sì, non... bisogna abituarsi. Ob. Non voglio andare, Ob. Facciamo tipo...
C'è attrito, quindi non rotolerà tantissimo. Farei circa così. È troppo forte? No, va bene, va molto bene. Anche Mr. Cane approva. Ok, devo mandarla in buca per vincere. Ok, ho vinto una medaglia contro Luigi. Ora devo arrivare a 10, che vuol dire che sarebbe molto lunga una partita. Non sarebbe una cosa che posso finire entro le 18. Inoltre in realtà dovrei andare probabilmente presto, perché ho delle cose importanti da organizzare. Diverse cose in realtà da organizzare, quindi non riuscirò a finirla. Sarebbe una partita intera. Quindi in realtà farò save and quit. Magari continuerò un po' per conto mio. Cos'era la clubhouse? Ah, sono le tue statistiche, immagino. Quindi mi fa vedere best shots, per esempio. Ring shot, c'è il mio replay di prima. Ah, qua, ok, qua mi fa vedere quali personaggi hanno fatto il primo campo. Qua ci sono i replay. Questo è il replay del mio perfettissimo tentativo di prima. Va bene, non lo vedremo. Esco. Come si esce? Non si esce. E poi guardiamo le opzioni, perché no? Non mi fa uscire dal replay. Facciamo che reset, in effetti. Facciamo così. Ci sono le opzioni. La musica si può togliere. Camera dinamica, ok. Niente di che. Qua c'è scritto come giocare. Che dire, molto carino. Baby Mario. Tra l'altro Baby Mario era un personaggio relativamente nuovo quando è uscito questo gioco, perché Baby Mario ha debuttato, se non sbaglio, nel 1994 in Yoshi's Island. O era 93? Credo che sia 94. Il render di Mario, non ci ho fatto caso. Dove? Qui? Ah sì, questo Mario. Sembra tipo uno di quei meme di Super. 93 o 94? Comunque sì. Era un personaggio nuovo, Baby Mario. E quindi hanno pensato bene di mettere Baby Mario, ma non Mario. Baby Mario è il personaggio di partenza e Mario è da sbloccare. Guardatelo. 95 addirittura Yoshi's Island. Un attimo che controllo. MarioWiki.it, Yoshi's Island. Ed è del 95, hai ragione. Wow, sono un genio. Quindi Yoshi's Island è del 95, mentre Mario Golf 64 è del 99, quindi era un personaggio esistente da 4 anni. Credo che ci sia anche Baby Luigi, controlliamo, personaggi. Allora, i personaggi sono, spoiler, se non volete spoiler non ascoltate. I personaggi sono Plum, Charlie, Peach, Baby Mario, Luigi, Yoshi, Sonny. Sì, Sonny. Wario, Harry, Mario, Maple, Donkey Kong, Bowser e Metal Mario. Non c'è Baby Luigi. Guardate quanto è bello il modello di Donkey Kong, guardatelo, guardatelo. Guardatelo. Come chonky. Guardatelo. È bellissimo, mi piace che tipo hanno messo anche il punto su DK, perché ci tenevano a dire che è una sigla DK. Anche Bowser è bellissimo. Da una manata alla pallina. Guardate invece Bowser. Adoro questi modelli lopoli retro. Comunque sì, dai, questo era Mario Golf, un piccolo tour di Mario Golf per Nintendo 64. Ci giocavo da bambino,
Ho la cartuccia credo proprio qui da qualche parte. Quindi ci tenevo a farvelo vedere, a fare un piccolo speciale, a battere Zaki così come l'ho battuto prima. E ho dimostrato la mia grande padronanza di Mario Golf e la mia superiorità indiscussa. Baby Luigi l'hanno introdotto come giocabile in Double Dash. Ok, in Mario Kart Double Dash. E quindi immagino che fosse anche in Mario Golf Toadstool Tour. Bravo Storm che ha battuto Zaki. Modestamente, sì. Devo dire, onestamente, non ci voleva molto perché Zaki è molto scarso, mentre io chiaramente sono un campione. Ma... sì, dai, sono contento di averlo battuto. Detto questo, dai, direi che può bastare per oggi, anche perché devo andare. In Toadstool Tour ancora non c'è Baby Luigi. No, allora, Nintendo, vogliamo Baby Luigi in Mario Golf. Cos'è questa discriminazione? Perché c'è Baby Mario, ma non Baby Luigi? Non vale. Comunque, dai, questo è tutto per quanto riguarda questo piccolo tour di Mario Golf. Poi chi guarderà su YouTube, nella descrizione metteremo il link alla retrospettiva e un paio di cose di Mario Golf nostre. Quindi, grazie per aver guardato.